Siamo nella sede elettorale del candidato sindaco Gabriele Melogli. Molto entusiasmo, molte presenze. Chi ben comincia è metà dell'opera, Melogli. Ma il proverbio dice così, non è proprio così, perché a metà dell'opera ancora non ci siamo, ancora non comincia la vera e propria campagna elettorale. Siamo ancora nella fase, diciamo, di riscaldamento, ci stiamo trovando i candidati in questo momento, però stiamo partendo, mi sembra, con il piede giusto. Diciamo allora che non c'è due senza tre. Ma il mio slogan è ricomincio da tre proprio perché, per questo, perché praticamente sono due mandati elettorali che ho concluso tra il 2002 e il 2012 e questo sarebbe il terzo. È l'augurio che io faccio a me stesso, non dico che lo faccio anche alla città, però molti mi hanno pregato di scendere di nuovo in campo, io sinceramente mi rimetto in gioco volentieri perché non credo di essere così anziano da dover andare in pensione. Quali sono le emergenze per Isernia oggi? Le emergenze per Isernia oggi sono innanzitutto legate a quelle che sono le difficoltà finanziarie dell'ente. Io ne parlo facendo vedere la documentazione, non le chiacchiere come è stato fatto in passato. Vi farò vedere conti alla mano e carte alla mano che la situazione del bilancio, il bilancio del Comune di Isernia è un bilancio che è gravemente deficitario. È chiaro che è difficile poter fare una programmazione o fare delle opere se non si hanno le disponibilità economiche. Noi dobbiamo avere un po' di fantasia e collegandola ad una esperienza amministrativa e ad una capacità anche che dovremo dimostrare, quella di poter attingere a fondi non solo regionali ma statali e soprattutto europei, dovremo dimostrare che in questo modo si possono superare quelle difficoltà che sono state create artatamente, volutamente, non so come dire, negli ultimi anni da tre commissari prefettizi e due amministrazioni di centro-sinistra che ancora oggi, soprattutto queste ultime, si presentano per governare la città. È come, che dire, se un chirurgo avesse portato qualche paziente in fin di vita e poi si cambia il vestito e vuole rioperarlo un'altra volta. Mi sembra che ha avuto già due occasioni il centro-sinistra, la terza non può essere data.